Mettiamola così, tra ASIS e Comune di Trento l'ottimismo sportivo non manca, se è vero che a regime il nuovo Palatrento rispetterà tutti gli standard richiesti non solo da Lega Volley e Lega Basket, ma addirittura dall'Eurolega. Aumenteranno i posti a sedere, arriveranno a 3.969 contro i 3.882 attuali e soprattutto ci saranno nuove tribune più moderne. Sul lato ovest una nuova struttura al posto di quella attuale retrattile, sul lato nord nuove tribune telescopiche con seggiolini a differenza di quelle attuali e spostamento quindi delle aree di ristoro sotto ai segnapunti in posizione rialzata. Tutto questo già a partire da quest'anno. Ricordiamo che la stagione parte con il basket l'8 ottobre, il volley prenderà il via più avanti. Per il 2016 invece sarà rifatto completamente il sistema di illuminazione usando la tecnologia LED. Il risparmio energetico sarà del 35%, ma soprattutto si potranno creare scenografie da NBA e anche le riprese televisive ne gioveranno. Saranno poi rifatti ex novo anche gli spogliatoi, oltre 700.000 euro il costo complessivo delle due tranche dei lavori. Ora tocca ad Aquila e Diatec onorare al meglio il nuovo make-up del Palatrento.